Bene, bimbi, proseguiamo con la seconda parte. Allora, ho colorato anch'io come voi, controllate di aver fatto giusto, ok? A red book, ripetetelo, a red book. A brown ruler. A blue rubber. An orange pencil. A black pen. Bravissimi. Bene, andiamo avanti e andiamo a vedere la parte che vi piace di più, quella degli stickers. Siete pronti? Allora, vi ricordate come facevamo in classe? Una matita qui che tiene il segno e quell'altra in fondo al libro. Fate vedere ai vostri genitori come siete bravi qui dagli stickers. Ok, questi voi naturalmente li avete già attaccati, io invece non li avevo attaccati. Pronti? Ascoltiamo e vediamo cosa dobbiamo incollare vicino a questi numerini. Pronti che vi faccio partire l'audio, che è il numero 18. Eccolo qui. Pronti? Listening 18. Listen and stick. One. What is it? A ruler. A green ruler. Allora, a green ruler. What is it? A rubber. A pink rubber. Number two, pink rubber. What is it? A pencil. A yellow pencil. Yellow pencil. Four. What is it? A book. A red book. Five. What is it? A pen. A blue pen. Ok. Andateli ad attaccare qua vicino a questi numerini. Così il vostro astuccio è bello pieno e bello in ordine. Ok, abbiamo terminato questa unit 5. Andiamo a fare adesso gli esercizi che ci sono in fondo. E quindi andiamo a pagina 102. Ci siete? Dai che aspetto tutti. Forza! Cerchiamo la pagina 102, vi ricordate il trucchetto? Guardiamo quando il libro è chiuso, le pagine che sono arancioni, andate in ordine fino a quando non trovate la pagina 102. Ok, chi è già arrivato cosa deve fare in questa pagina? Deve collegare questi oggetti qui alla vignetta. Possiamo magari farlo ogni volta con una matita colorata diversa, ok? Scegliete voi il colore, per me non è un problema. Prendete un colore, ad esempio, che ne so, pink, dalla gomma, andate a cercare dove si trova la gomma, eccola qui, e la collegate. Poi, se volete, potete anche colorare gli oggetti con lo stesso colore che avete usato per collegare. Ok? Avete fatto tutti? Bravi. Allora, adesso andiamo nella pagina di fianco e qui di fianco dobbiamo andare a mettere in ordine queste vignette. Ve la ricordate la storia? Spero proprio di sì, eh? Se non ve la ricordate la potete anche andare a riguardare nel libro o andare a riguardare sul sito internet. Vediamo un po'. Adesso potrei come essere in classe. Chi è che mi dice qual era la numero 1 e venivate alla LIM a scrivere il numerino 1? Me lo ricordate? Dai, anch'io me lo ricordo, che poi in seconda lo facciamo, eh? Il numerino 1 è questa qui, quando Fern arriva a scuola con la sua matita. Allora qui dentro scriviamo il numerino 1. Number 1. Number 2. Cosa succede? Eccola qui, questa matita di Fern che viene persa in mezzo alle foglie. Number 2. E number 3, la maestra chiede a red pencil. Ecco qui number 3 della maestra. Number 4, Rowan si accorge che ha una matita in più. Eccola qui, il furbetto Rowan. Ma poi, number 5, Rowan è molto gentile e restituisce la matita number 5.
E number six, finalmente Fern ha la sua matita. Ok, avete scritto tutti i numeri? Very, very good. Andate a colorare la matita, solamente la matita, a pencil, in tutte le vignette. Di che colore era? No, non in italiano, in inglese. Ok, a red pencil. Very good. Ok. Con calma, dentro gli spazi, quando si colora e senza lasciare gli spazi bianchi. Ok. Adesso qui magari ci vuole un pochettino più di tempo, Io vi aspetto. Tanto abbiamo quasi finito, ci manca l'ultima paginetta. Intanto sapete cosa faccio, così non rimango indietro? Preparo l'audio da ascoltare mentre voi finite di colorare. Listening 14. Okay. Listen, draw and color the school objects. Ascoltiamo, cosa dobbiamo fare qui? One. What is it? It's a pink pencil. Disegnate a pink pencil. What is it? It's a red bag. Red bag. Three. What is it? It's a green rubber. Green rubber. What is it? It's a purple book. Purple book. Five. What is it? It's a yellow pen. Yellow pen. Six. What is it? It's a brown ruler. Brown ruler. Era difficile, Adesso lo riascoltiamo, andiamo pianino. Vediamo quelli che mi ricordo io a memoria,